Siamo partiti circa 20 minuti fa da Lesa. Marina di Lesa, Rosa dei Venti, in direzione nord, con un bel maggiore sostenuto, che mostrano anche i windsurf che ci girano intorno. Le barche non ce ne sono, abbiamo preso da due mani di terzaroli per non rischiare troppo, diciamo così, non piegarci troppo, e stiamo andando di Polina. Ci stiamo avvicinando al paesino di Monvalle, sulla sponda lombarda della Goma Maggiore, anzi quello sopra Monvalle è Arolo. Adesso siamo pure dritta, sempre di Polina, direzione un po' più a nord di Belgirate. Prendiamo un po' di acqua, poi vireremo ancora per portarci sotto Santa Caterina del Sasso. Ciao! Tolte le mani di terzaroli perché il vento ha mollato un po', procediamo nel nostro viaggio per questo fine settimana un po' lungo di luglio 2017. Abbiamo virato nuovamente, adesso siamo in direzione di Santa Caterina del Sasso, di Polina. Siamo portati sotto Santa Caterina, adesso Santa Caterina del Sasso, monastero. Adesso viriamo. Suggestivo. Sono le 11:15, siamo partiti da circa 2 ore e stiamo andando in direzione di Pallanza. Abbiamo
abbiamo virato e ci siamo portati in mura a sinistra, poi a sinistra, perché il vento ha leggermente cambiato direzione, portandosi un po' più da ovest, nord-ovest, quindi speriamo non diventi mergozzo. E quindi abbiamo virato là in fondo a Verbania, in traballanza, c'è l'isola madre, là in fondo invece c'è Stresa, arrivando a Cerro di Laveno, dove c'è il nostro amico Mattia, che ci ha dato una delle prime lezioni, detto anche Orlando della Vela. Rotta verso Intra. E il vento continua a essere con noi, sempre da nord, più o meno nord-nord-ovest. Siamo appena passati davanti a Laveno, il golfo di Laveno, e adesso siamo in vista della nostra amica là in fondo, che è Caldè, dove contiamo di trascorrere la notte. Piadine alla panna. Questa è la panna. Dopo una pennichella, anche quella la panna, siamo ripartiti di poppa. Il vento, come da previsione, nel pomeriggio gira da sud. Là in fondo c'è la nostra meta di stasera, dall'altra sponda del lago. Da questa parte invece siamo a Giffa. Queste sono le fornaci di Caldè. Arrivati fino a Caldè, anzi fino al
aeroporto Valtravaglia. Purtroppo per un imprevisto dobbiamo rientrare a Lesa. La nottata fuori, quindi rimandata più avanti. Ciao a tutti. Il rientro serale ci regala questa bella bolina. Definitivamente il vento davanti a Santa Caterina al Sasso. Abbiamo deciso di ammainare le vele, resettare la barca e accendere il motore dopo esserci fatti una doccetta. Siamo davanti a Belgirate, l'ultimo paesino prima di Lesa. Surreale di nebbia sull'acqua. E lì in fondo il nostro pontile della Rosa dei Venti. Con la luna che ci saluta, ci congediamo dopo aver ormeggiato la nostra planada in fondo al pontile della Rosa dei Venti di Lesa. Un saluto a tutti.